Ciao strimpellari, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi vediamo come suonare su questa base che ho realizzato per voi nello stile di John Frusciante, alias Red Hot Chili Peppers. In queste lezioni trattiamo anche argomenti un po' più avanzati, quindi per seguirli meglio vi invito a visitare il sito chitarrafacile.com, dove trovate tantissimi corsi per iniziare a suonare la chitarra da zero o appunto per migliorare la propria tecnica e conoscere le basi della chitarra e poter appunto seguire meglio quello che affrontiamo in queste lezioni. Se vi va, venite a trovarmi anche sul mio canale Vito Astone, dove trovate altri contenuti musicali. John Frusciante, insieme ai suoi colleghi dei Red Hot Chili Peppers, secondo me hanno segnato una linea ben definita nel mondo del rock sperimentale e alternativo moderno. Sicuramente anche a lui si attribuisce il successo internazionale che la band ha avuto a partire dagli anni 90, anni in cui è entrato a far parte dei Red Hot Chili Peppers. John Frusciante ha un modo tutto suo di suonare, molto personale, molto diretto con lo strumento. È stato anche considerato tra i migliori chitarristi degli ultimi 30 anni. Il suo suono leggermente distorto, un po' crunch, direi grezzo, e le linee melodiche essenziali, ma nello stesso tempo efficaci, basti pensare ai riff dei Red Hot Chili Peppers, sono gli elementi che lo contraddistinguono. E tra gli effetti della chitarra lui spesso utilizza anche il wah. La traccia che ho realizzato per voi è sviluppata su un tempo di 4 quarti, velocità 112 bpm, e ci troviamo in tonalità di sol maggiore. Gli accordi sono mi minore, sol maggiore, la minore. Come facciamo in ogni video, andiamo ad analizzare per ogni accordo quali scale e quali modi abbiamo a disposizione per poter improvvisare. Primo accordo, mi minore. In questo caso l'accordo è costruito sul sesto grado della scala maggiore, perché noi abbiamo scala maggiore di sol, sol, la, si, do, re, mi, fa diesis e sol. Al sesto grado, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi sul mi, noi abbiamo il mi minore. Possiamo utilizzare il modo eolio, quella scala che si sviluppa a partire dal sesto grado. Quindi mi, fa diesis, sol, la, si, do, re, mi, fa diesis, sol, la, si, do, re. Sul sol maggiore possiamo utilizzare il modo ionico, ossia quel modo che si costruisce sul primo grado della scala maggiore, quindi partendo dal sol, sol, la, si, do, re, mi, fa diesis e sol. Poi abbiamo il la minore, in questo caso il la minore rappresenta il secondo grado sulla scala maggiore di sol, e quindi utilizzeremo il modo dorico. Quindi da la partiamo e facciamo la, si, do, re, mi, fa diesis, sol, la. Un'altra scala che noi abbiamo a disposizione è la scala pentatonica di mi minore. Se consideriamo il modo di suonare di John Frusciante, possiamo notare come lui utilizza la scala pentatonica in molti suoi soli, ma utilizza anche il modo eolio, o anche relativa minore naturale. Quindi la nostra scala è... Questa scala permette infatti di rendere il tema, il fraseggio, un po' più particolare, un po' più ricercato. Questo perché? Perché ci sono alcuni gradi vicini tra loro, come il fa diesis e il sol, e il si e il do, che se sottolineati nel fraseggio, appunto danno questo colore. Provate voi a suonare sulla base utilizzando questo modo e soffermandovi principalmente sulle note fa diesis e sol e si e do. Bene, ora andiamo a vedere alcuni lick che possono essere suonati nello stile di John Frusciante. Il primo lick è questo.
è sviluppato sull'accordo di Mi minore. Quindi Mi, l'ottava superiore, Mi. Suoniamo Mi e l'altro Mi all'ottava superiore. Poi suoniamo il Re. Non le plettriamo tutte le note, ma a partire dal Re usiamo Hammer-on e Pull-off. Seconda parte è simile, ma cambia la nota finale, quindi questo fraseggio lo possiamo anche utilizzare su altri accordi, ad esempio sulla minore, partendo sempre dalla tonica, dal primo grado dell'accordo, e andando all'ottava superiore possiamo fare. Il secondo lick invece è sviluppato su alcune note che si ripetono. Infatti John Frusciante usa spesso nei suoi fraseggi, nei suoi assoli, dei gruppi di note che si ripetono in maniera ritmica. Prendiamo la nostra pentatonica di Mi minore, quindi il Sol, il Mi e il Re. Terzo lick, sempre con poche note, ma comunque efficace. Sempre sulla nostra pentatonica minore, andiamo a prendere il La e col bending arriviamo al Si. Si e La, quindi e passiamo dal Sol. Bene, anche per questa lezione è tutto, spero vi sia piaciuta. Mi raccomando, fatemelo sapere lasciando i commenti. Fatemi sapere se John Frusciante è il vostro chitarrista preferito. Mettete un bel pollice in su al video. Vi invito a realizzare un video risposta che potete pubblicare sul gruppo di Facebook degli Strimpellari e se mi taggate lo potrò ascoltare. Iscrivetevi al canale di Chitarra Facile per guardare tutti i nuovi video della settimana dal lunedì al venerdì alle 14. E se vi va venite a trovarmi anche sul mio canale Vito Astone. Un super mega saluto a tutti gli Strimpellari. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!